Ciao ragazzi, ciao a tutti. E allora, siamo arrivati finalmente in questo weekend, probabilmente l'ultimo di giugno, e niente, volevo condividere con voi un pochino queste novità, no, per quanto riguarda il 20º anniversario, quindi il ventennale dall'avvento della linea dei Meet classici. Sappiamo che i primi Meet usciti furono proprio Pegasus V2 e Dragone V2, i Meet della linea classica, proprio nel dicembre del 2003. Quindi diciamo che quest'anno a dicembre si compiranno proprio esattamente i 20 anni di questa produzione. Dunque, anche io come voi ho visto le novità, volevo registrare questo video anche prima, ma è stata una settimana molto impegnata tra il lavoro, il caldo e altri impegni, e quindi ecco, oggi è sabato, mi posso dedicare un attimino alla registrazione di questo video. Dunque, vedete in questa postazione perché in effetti qui ho il PC e andremo insieme un attimino a fare, non dico un resoconto, ma a vedere un pochino più da vicino queste uscite, qualche diciamo curiosità, qualche informazione in più. Quindi spero che questo video sia di vostro gradimento. Mi sarebbe molto piaciuto farlo in compagnia di qualcun altro, perché quando si tratta di questa tipologia di video, avere un qualcuno con cui interloquire è sempre molto interessante, perché poi ognuno ha sempre un suo punto di vista, idee, speranze per le prossime uscite. Però tant'è che il tempo è quello che è, e quindi mi arrangio da solo, però spero di leggere tanti vostri commenti sotto. Dunque, partiamo subito, e la prima cosa che dobbiamo fare è riguardarci insieme il video che ha rilasciato Bandai sul loro canale YouTube, e quindi andiamo a riguardare queste novità per quanto riguarda il 20º anniversario della linea Meet Cloth. Prego! E allora, rieccoci qui. Devo dire, ho un video molto ben fatto, magari ne sapessi fare io di video così. E allora, ragazzi, io mi giro da quest'altra parte perché ovviamente ho il mio computer, e quindi perdonatemi se distolgo l'attenzione e lo sguardo da voi. Dunque, andiamo un pochino a vedere sul sito. E allora, scorrendo la home page, che cosa possiamo vedere? Questo è il sito Tamashii. Innanzitutto qui abbiamo la sezione per le votazioni. Perché? Metto un attimo in pausa. Perché effettivamente per il momento di queste 7 sfere luminose, date come anteprima, quindi l'attesa e tutto il resto, ecco, già 3 di queste sono state rivelate. Quindi 2 uscite per quanto riguarda i Meet, e una terza sfera riguarda le votazioni che si possono fare sul sito Tamashii. Dunque, riprendiamo con il video,
Ecco, scorrendo questa sezione qui, vediamo che abbiamo la categoria dei silver, la categoria dei cavalieri di bronzo, sia ex che classici, non credo solo ex, qui abbiamo i gold sempre ex, e poi abbiamo i God Warrior ex, e poi anche la sezione della saga di Ade nella versione ex. Dunque, metto un attimo in pausa. Per quanto riguarda la sezione degli ex di Ade, allora io ho già votato e la mia prima scelta è ricaduta sulla ristampa di Aquarius Surplice ex. Il motivo è molto semplice, dunque io già ce l'ho e lo pagai all'epoca 85 euro, insieme con il set Broken mi sembra un'altra ottantina di euro. Però da quel momento in poi io non ho capito il perché questo myth è schizzato alle stelle. E dunque, poiché mi farebbe molto piacere che tutti potessero avere, o potrebbero avere la possibilità, perdonatemi, di acquistare questo myth, ecco, io ho dato il mio voto a questo myth. Per quanto riguarda le votazioni, non so se voi sapete, potete votare, facciamo ripartire un attimo il video, dunque, continuando a scendere, ok, torniamo un attimino su. Dunque, Camus, la mia seconda votazione andrà a Minosse Anime, ovviamente sempre l'ex, poi abbiamo comunque i generali, ma questi sono da poco terminati, quindi non necessita una ristampa, forse Nettuno con il trono, probabilmente sì. E volevo farvi vedere questo, che in effetti le votazioni hanno avuto inizio il 16 giugno e termineranno, da quello che posso capire qui, il 31 agosto. Quindi ogni giorno voi potete andare sul sito Tamashii e fare la vostra votazione. Ovviamente non è possibile votare sempre lo stesso myth, quindi una volta votato il myth poi dovrete cambiare scelta. Ad esempio, io adesso ho votato per Camus Surplice ex, il mio prossimo voto, ad esempio domani, lo darò alla ristampa di Minosse l'anime, sempre per lo stesso discorso, prezzi troppo alti per dei myth che secondo me va bene anche un rincaro di prezzo, ma poi sparati alle stelle veramente non credo sia il caso. Dunque, detto questo, quindi non vi dimenticate di fare la vostra votazione. Che cosa c'è ancora? Nient'altro, credo che per quanto riguarda la sezione votazioni abbiamo terminato. Dunque, un attimo che cambio, chiudiamo qui e allora andiamo a scoprire adesso invece le altre novità. Dunque, abbiamo, come si vede da questo banner, Athena ex, sia versione plain che versione goodies, quindi divina, e poi abbiamo il gruppetto dei cavalieri di bronzo. Dunque, allora, per quanto riguarda Sirius Future Evolve di Athena, allora, per quanto riguarda Athena, guardiamo anche le foto ufficiali che sono state già rilasciate, quindi a dicembre uscirà questo myth, quindi sarà proprio lei. Diciamo che per me l'ufficialità di un prodotto che scandisce un evento lo fa il prodotto che esce proprio nel mese in cui quell'evento si celebra. Con questo che cosa voglio dire? Voglio dire che adesso tutti questi personaggi avranno ovviamente il logo del ventennale, così come è stato per quelli decimo anniversario, così come è stato per quelli quindicesimo anniversario. Però effettivamente, se noi guardiamo un attimino alla cosa, quando ci fu l'avvento del decimo anniversario vennero rilasciati 5 protagonisti di bronzo con le armature divine, con quelle colorazioni che ben conosciamo. Ma proprio nel periodo, quindi proprio nel mese di dicembre, perché vi ricordo che nel dicembre 2003 iniziò la linea dei myth classici, quindi nel dicembre 2013 venne rilasciato in quel mese lì Athena Divina, quindi si ripete la stessa cosa, recidiva la Bandai, venne rilasciata Athena Divina, che, quindi l'armatura divina, che non era però appartenente ai prodotti del decimo anniversario, infatti su quella confezione non è presente il logo decimo anniversario. E venne rilasciato però invece il display stand, quello là che raggruppa tutti e sei i personaggi, Athena Divina compresa. Quindi è vero che ci furono Pegasus, Andromeda e tutti gli altri che uscirono prima e dopo
dicembre del 2013, ma proprio nel periodo, quindi proprio nel mese che si celebravano proprio perfettamente i 10 anni dell'avvento, uscì il display stand e Atena, ripeto, che comunque non faceva parte dei prodotti del decimo anniversario. Quindi questo anno hanno scelto, questo per questo ventesimo anniversario, hanno scelto di rilasciare a dicembre Atena Divina. Ora io mi chiedo, perché rilasciare Atena Divina come ex per celebrare un evento comunque che riguarda la linea classica? Avrebbe avuto più senso probabilmente una versione revival del plane a questo punto, magari con qualche extra in più, senza togliere quelli già usciti, ma sappiamo che Bandai toglie ma non aggiunge, o se aggiunge qualcosa toglie qualcos'altro. Però proprio scegliere di rilasciare un meet della linea X per celebrare il ventesimo anniversario di una linea classica, veramente non la riesco a capire questa cosa. Comunque, detto questo, magari fatemi sapere voi sotto che cosa ne pensate. Quindi guardiamo le foto ufficiali. Allora, io quando comprai Atena Divina della linea classica dissi che per quanto riguardava le ali, la colorazione violacea si vedeva bene, l'oro anche, perché è tutta plastica, no? Quella zona delle ali. Però sul cloth effettivamente si vedeva molto più il metallo che la colorazione. Da quello che vedo qui non credo che ci siano stati grandi cambiamenti. Eppure diciamo che nell'anime ha un bel colore violaceo, ha un bel colore oro la sua armatura. Qui mi sembra di nuovo un oro abbastanza sciapito, un pochino lavato. Però poi vedremo dal vivo. Ma se queste sono le foto ufficiali, figuriamoci dal vivo. Quindi questo è il bellissimo totem. Ecco, qui abbiamo la versione plain. Qualcuno già ha fatto qualche confronto sull'abitino, soprattutto per quanto riguarda le bretelline, perché queste sono larghe due dita, queste bretelle. È vero che il corpo X dovrebbe essere un po' più alto del Classic, ma non mi sembra proprio rifinito bene, ma neanche nella parte questa qua che unisce busto e vita mi sembra sia fatto bene. Mi sembra cucito un rattezzo, un rattoppo, non lo so voi come dite. Ecco qui, per fortuna hanno pensato di inserire anche il trono della guerra galattica. Abbiamo una nuova versione dei capelli, questa parte si vede nell'anime quando lei sta in preghiera, uno dei primi episodi forse. E questi sono i volti. Devo dire che certo la prima stampa non era male, cioè guardandola tu la ricordavi Isabella in tutto e per tutto. Non lo so, la vedo un po' troppo larga lateralmente la faccia. E allora, una cosa che invece mi piace molto riguarda la base. Ecco, abbiamo una base dove tutto attorno abbiamo i 5 simboli dei suoi paladini e al centro abbiamo questa parte che credo si possa sostituire, una con il logo, dove poi va inserita anche l'asta, una con il logo del ventesimo anniversario, l'altra invece con lo scettro di Thule, quindi il simbolo di Nike. Ecco, questi sono tutti gli accessori, il doppio scettro, cioè il doppio scettro, uno scettro per la versione plain, che è quello col bastone verde, l'altro invece per la versione in armatura, le doppie capigliature, due volti, mani, trono, e vedete la base che poi la parte centrale può essere sostituita. La parte, diciamo che questa base mi ricorda molto la base che hanno utilizzato per lo scettro di Sailor Moon, quello là, il Kaleido Moon, dove è una base rotonda, vi metto la foto, dove tutto attorno poi ci sono i simboli delle guerriere. Ecco, qui hanno ricalcato un po' quella cosa lì. E questo è per quanto riguarda Atena. Poi, per quanto riguarda invece, sono foto ufficiali che potete trovare anche già tranquillamente sul sito. Per quanto riguarda invece la sfera, quella là dei Cavalieri di Bronzo, cliccandoci sopra non si apre niente, perché ancora non hanno
aggiornato con le foto e nulla, ecco, anche scendendo più sotto non si vede niente. Però che cosa sappiamo? Appunto, vi dicevo, sappiamo che quando usciranno questi MIT. Infatti qui abbiamo una sorta di calendario, abbiamo la prima uscita a gennaio 2024, poi febbraio, marzo, aprile e maggio. Quindi la prima uscita penso dovrebbe essere SEA, è una striscia di colore che va nel grigio, perché credo che quella blu dovrebbe appartenere a Cigno. Quindi Pegasus, Dragone, Cigno, Andromeda e Fenix credo che usciranno in questo ordine qui, almeno però sappiamo le date di uscita. Ora, questo è tutto ciò che si sa per il momento. Ah, volevo farvi vedere che in effetti poi nella versione plain di Atena, diciamo quella là, MIT della linea classica, ecco, vedete come le bretelline sono comunque più ridimensionate. Devo dire che questo volto comunque, sì, adesso paragonandolo a quell'altro si vede che questo ormai è un po' datato, ma certamente non è male. E mi sembra anche meglio, più omogeneo rispetto a questo ex. Ripeto che mi sembra che le parti delle tempie siano un po' troppo squadrate, quindi avevamo questo tipo di basetta in quel plane. Avevamo comunque i doppi accessori che lei indossa, quindi il cinturone, il collarino, il diadema, sia per la versione manga che questa qua. Vedete che indossa il collarino, un cinturone con una sola pietra rossa e il bracciale oltre al diadema, mentre invece nella versione anime, ecco qua, abbiamo una collana con una gemma rossa e altre pietre preziose, il bustino è composto da due pietre preziose rosse, e insomma, come la sappiamo, la conosciamo noi. C'era ovviamente la giara di Ade, dove era possibile metterla all'interno. Finalmente adesso si potrà riempire anche con tutto il corpo quella giara, non solo con la testa come l'ho tenuta io per anni, perché non ho mai comprato quella fake per metterla dentro. Abbiamo, per chi ce l'ha ancora, l'anfora di Nettuno, che poi è uscita anche nella versione di Nettuno X, della linea X appunto. E questi erano gli accessori che uscivano, comunque più le targhette eccetera eccetera. Dunque ragazzi, io non so a quanti minuti di video sono arrivato, un attimo solo che controllo, un attimo soltanto, vediamo quanti minuti di video ho già registrato, non vorrei che stessi registrando a vuoto. Ti prego, fammi vedere. Ok, sono 17 minuti, sto ancora nei tempi. E dove sta? Ecco qua. No, scusami, questi telecomandi, purtroppo il PC che si è rotto il monitor, e quindi per farlo funzionare lo devo collegare alla TV. Allora, restiamo con questa schermata qui, magari la ridimensiono un po' nel video, giusto per poterci vedere anche noi. Mancano all'appello altre quattro, diciamo, sfere luminose. Da quello che vedo qui, due verranno rivelate probabilmente a luglio, perché leggo luglio 2023, e quindi a breve sapremo che cosa ci sarà, le altre due per agosto. Ora ovviamente la mia domanda qual è? Voi che cosa vorreste, a parte il fatto delle votazioni per le ristampe, e vabbè, che cosa vorreste, che cosa vi auspicate per le prossime uscite? Allora, io devo dire che a parte l'uscita di Atena X, che la trovo veramente insensata per festeggiare 20 anni della linea classica. Tra l'altro, non so se avete visto, ma sono presenti i loghi sia della linea dei MIT classici, sia il logo della linea X, dei MIT X, ma è presente anche il logo delle Appendix, della linea delle Appendix. Ora, non so, ho i miei dubbi, ma comunque non so se per linea Appendix Bandai voglia rimettere mano e completare le vecchie Appendix dei Cavalieri d'Oro classici. Molti le aspettavano e penso che chi possiede ancora quei MIT le comprerebbe proprio per migliorare quei MIT là.
magari vorrebbe riproporre di nuovo i Pandora Box, perché anche quelli sono appendix, in effetti, chi lo sa. Potrebbe pensare di completare i plane dei Cavalieri di Bronzo, quindi Cigno, Andromeda e Phoenix, visto che già avevamo Pegasus e Sirio in abiti civili, più il Pandora Box, chi lo sa. Potrebbe fare altre appendix magari completamente diverse, quindi che so, appendix per migliorare dei silver, magari perché non ha intenzione di ristampare i silver tutti quanti, quindi per le versioni revival, e quindi adesso si sta inventando come risparmiare tempo ma guadagnarci ugualmente, magari facendo queste appendix per fare gli upgrade, non lo so. Fatto sta che comunque questo logo c'è, quindi vedremo nelle prossime uscite. Io devo dire che mi auguro almeno che, non dico in tutte, ma in una di queste altre quattro sfere ancora che non sono state rivelate, quindi queste sfere luminose che ancora non sono state svelate, mi auguro che ci sia qualcosa per quanto riguarda quei cavalieri che sono difficili da produrre, perché Bandai credo che non ci punti neppure un penny, uno yen su quei mit, su quei personaggi, e che invece secondo me, ecco, rilasciandoli per questi eventi probabilmente molte vendite ci sarebbero. Ad esempio sarebbe stato bello, perché poi il set di Atena, credo, come ho letto anche sui vari social, poiché uscirà tutto insieme, quindi una sorta di saga premium set, ecco, già là si parla intorno ai 250 euro, no? Ecco, quindi voglio dire, se uno proprio deve spendere dei soldi, tanti soldi, magari mi fai una Morgana con i tre scagnozzi, magari mi fai Albione con Re des Alcius, anche per dare un senso a June, oltre al fatto che è una donna e di donne ce ne sono poche nella serie classica, però magari, ecco, ha più senso, no? Anche quel mit di June. Magari, che so, mi fai un Docrates, insomma, quei personaggi che effettivamente un Docrates con un Cavaliere della Fiamma, un Aracne, Albione, ripeto, insieme a Re des Alcius, e insomma, io credo che questi eventi dovrebbero servire a rilasciare, se proprio tante cose vuoi fare, perfetto che tu vada a ripescare anche cose già uscite. Però secondo me servirebbero a rilasciare personaggi, ecco, che per una produzione normal, quindi un'uscita normale, si hanno tanti dubbi se quel personaggio poi tira, non tira, se è una vendita proficua o meno. Quindi i prodotti che vengono rilasciati secondo me per questi eventi sicuramente hanno delle vendite garantite, io credo di sì, perché tutti poi: ah, mi devo comprare il prodotto che ha celebrato quell'anniversario, quell'evento. Quindi io mi auguro che tra queste uscite ci sia qualcosa di questo genere. Ripeto, mi piacerebbe molto vedere Albione con Re des Alcius, mi piacerebbe molto Morgana con il suo trio, sempre un solo pacco, ecco, pure 300 euro va bene, Bandai, pure 300 euro, purché tu mi dia tutto, diciamo subito, tutto quello che serve in un'unica confezione senza farci aspettare delle ere e poi magari interrompere anche la produzione. Per quanto riguarda i Cavalieri di Bronzo, sì, li comprerò per chi me lo vorrà chiedere, già mi è stato chiesto più volte sui social, anche in privato, sì, li comprerò, perché a questo punto, tra le prime stampe che ho, i revival che ho, voglio vedere questi qua come sono. Quindi avere in vetrina ad esempio un Pegasus con una colorazione perlata però bianca, è un Pegasus argentato, preferisco più quello bianco perlato, quindi penso che li comprerò. Ragazzi, io non credo di dover aggiungere altro, mi sembra di avere detto tutto, voglio controllare se ci sta qualche altra cosa che vi volevo dire, ma non credo, ma abbiamo toccato tutto quello che c'era da dire per quanto riguarda queste prime due uscite. Io vi ringrazio per aver seguito questo video, vi auguro buon weekend, ovviamente man mano che ci saranno gli aggiornamenti
registrerò altri video. Volevo farlo, ripeto, già dalla prima uscita annunciata, però per una questione di tempo purtroppo non ho potuto. Quindi in questo video ho raggruppato queste due uscite. Aspetto di sapere la vostra, vi ricordo di andare a votare ogni giorno, però per un Meet diverso, se vi va. Se poi volete, la vostra scelta era una e l'avete anche già votata e non mi interessano le altre ristampe, non siete obbligati a farlo. Io vi mando un abbraccio, vi rinnovo un buon weekend, auguri a tutti gli amici del canale che si chiamano Giovanni come me, che oggi è 24 giugno, quindi è San Giovanni, tanti auguri a noi e noi ci vediamo al prossimo video. Lasciate sotto like e commenti. Se volete sostenere questo progetto trovate il link PayPal per fare una donazione minima, quanto volete e quanto vi pare, e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao.